l'Accademia San Filippo di Carmagnola in occasione della Fiera Nazionale del Peperone. Questa sera ospita la presentazione di un libro dedicato al toro. L'autore è Giancarlo Morino e il titolo è Il toro delle meraviglie, un titolo evocativo che richiama degli anni d'oro per quanto riguarda la storia di questa grande squadra. Di cosa si tratta? Quali sono i temi più importanti che lei ha raccontato nella sua opera? Il primo periodo d'oro della squadra granata, che va dal 1926 al 1929, quando il presidente Marone Cinzano decise di fare del Torino una squadra veramente forte e cominciò a far arrivare dei veri campioni. Lì il Torino diventò la squadra più forte d'Italia, purtroppo limitata a un piccolo periodo di tempo. È un libro che non tratta solo di calcio, ma ovviamente inserisce la storia del toro nel contesto storico, politico, sociale di quel tempo. Sì. Una situazione tra l'altro molto delicata, sono anni importanti, certo, per l'Italia. Sì, perché si intrecciano la storia del Torino e la storia di un'altra squadra, il Bologna, che era, diciamo, sponsorizzata da un potente gerarca fascista, Arpinati, che faceva di tutto per poter far trionfare il Bologna. Il Torino si è trovato in mezzo a delle lotte, diciamo, anche politiche, che non l'hanno visto tanto vincitore, l'hanno visto togliergli uno scudetto per una fantomatica combine, e poi dopo uno scudetto vinto giustamente, il terzo perso uno spareggio fatto a Roma con tutti i gerarchi piazzati nella tribuna d'onore che guardavano l'arbitro, e l'arbitro ovviamente, per non compromettersi la carriera, non è che proprio arbitrava in modo, diciamo, uguale per tutti. Quindi un grande spaccato culturale che va a richiamare anni veramente forti per la storia d'Italia. Siamo in punto nel pieno del ventennio, e Alberto Guerci qui vicino a me sarà colui che condurrà appunto questo appuntamento letterario, cosa a cui lui è molto abituato perché oltre a essere assessore a VU cura una rassegna letteraria, cioè i caffè culturali a VU, ma in questo caso in trasferta perché ci siamo spostati. Di che cosa si tratta, che cosa sono questi caffè? Questa è un'iniziativa nata nel 2014, un'iniziativa nata insieme ad altri amici, un po' così per gioco. Durante l'estate del 2014 abbiamo deciso di presentare degli autori inizialmente emergenti con i loro romanzi, con i loro racconti all'interno di attività commerciali e VU. Abbiamo visto che la partecipazione della gente era consistente, alla gente piace la cultura, allora abbiamo deciso di continuare, e così da un gioco è nata questa bellissima rassegna che oggi ci vede presenti tutti i mesi a VU con una presentazione di un libro. E poi abbiamo la fortuna, come oggi qui, di essere sia in provincia e di aver presentato anche dei libri a Torino. Quindi con profondo orgoglio devo dire che noi viucesi un pochettino di cultura proviamo a portarla non soltanto all'interno delle nostre valli, ma anche all'interno della città metropolitana. L'orgoglio è ancora più grande perché non possiamo negare che la sua fede sia di colore granata, quindi. Ma io, Giancarlo è un amico, quindi ogni volta che lavora ad un libro io sono felice, perché oltre ad imparare, perché con Giancarlo si impara sempre, io ricordo che Giancarlo è uno degli storiografi granata forse più importanti d'Italia, adesso non voglio dire cose troppo, però lui è molto molto preparato. Io imparo tantissime cose nuove. Per un vero tifoso granata, leggere i suoi libri è una manna dal cielo, devo dire. A me fa molto piacere, devo dire. Ho già presentato il suo penultimo libro, Il Fila, che è un bellissimo racconto sulle varie fasi della costruzione della casa del Torino, del Filadelfia, e oggi per la prima volta in anteprima ho la fortuna e il piacere di presentare qui alla fiera di Carmagnola Il toro delle meraviglie. Sicuramente farete la gioia di tutti i tifosi e magari anche di chi non è così appassionato, ma comunque può arricchirsi con questo racconto sportivo e anche storico.